Primavera in Valnerina risplende il sole dopo 2 anni di recessione e di confinamento. Ecco, avete fatto le cose in grande per la 15ª edizione. Ce lo spiega da dove nasce questa grande opportunità che date alla Regione Umbria, ma anche all'Italia, per far conoscere le bellezze e le eccellenze del vostro territorio. Sì, grazie innanzitutto a voi e dopo 2 anni di pandemia, come diceva lei, speriamo veramente di poter superare questo periodo e ripartire e riaprire le nostre braccia a tutti quanti. È un momento, un appuntamento molto importante, come diceva lei, la 15ª edizione, quindi anche se ci sono stati 2 anni di stop, per cui diciamo è da lontano che parte questa bellissima manifestazione all'inizio della primavera-estate, proprio per immergerci nell'ambiente circostante della Valnerina, in particolare a Santa Anatolia di Narco, lungo le sponde del fiume Niera e dietro l'abbazia dei Santi Felice e Mauro, un posto incantevole, veramente incantevole, dovete venire a trovarci, e con questa mostra mercato Floro Vivaistica a 360 gradi, quindi con piante di ornamento, piante rose, tulipani, cioè di tutto e di più. Ma e non solo ovviamente, perché il protagonista è il fiore, ma nello stesso tempo ci sono i prodotti tipici, ci sono gli artigiani e ci sono l'agricoltura in senso generale, perché il nostro territorio è vocato all'agricoltura e di conseguenza nasce questo appuntamento, questa mostra, proprio per poter far vedere e far conoscere all'Italia intera, diciamo, i nostri prodotti tipici del territorio. Quindi, come dicevo, è un ambiente incontaminato e dove si incrociano le grandi vie di comunicazione a Santa Anatolia di Narco tra la strada principale della Tre Valli, diciamo, e quindi la strada che viene da Terni, la strada che viene da Spoleto, Perugia, Foligno, la strada che viene da Norcia e da Castelluccio, a 2 passi dalla Cascata delle Marmore, a 2 passi da Norcia, a 2 passi da Spoleto. Quindi stiamo in un ambiente veramente bellissimo, dove poter ritrovarci tutti in spazi, in ampi spazi, quindi anche in sicurezza con il Covid, anche se fortunatamente sta passando questa pandemia, ma c'è sempre il bisogno di stare in sicurezza. Ma noi abbiamo gli spazi giusti e quindi di conseguenza potremmo passare 3 giorni, 29, 30 e 1º maggio, in tranquillità, immersi veramente nel verde, quindi nelle bellezze incontaminate dell'Umbria, della Valnerina, di Sant'Anatolia, dell'abbazia, come ho detto, dei Santi Felice e Mauro e di tutto quello che c'è intorno. Quindi vi invito calorosamente a venirci a trovare e passare 2 o 3 giorni in tranquillità e in serenità e tra la gente, perché ci abbiamo molto bisogno. Allora possiamo concludere che la primavera in Valnerina, il 29, 30 e 1 maggio, a Sant'Antonio di Narco, nasce un fiore di bellezza, di speranza, soprattutto nella verde Umbria, di possibilità di vivere di nuovo in comunità e in presenza grandi eventi come il vostro. Sì, sicuramente sì, speriamo che questo fiore porti anche, incrociamo le dita, e porti anche tanta pace, che ci abbiamo bisogno proprio in questo periodo, di queste guerre che non se ne può, più, e quindi speriamo con questo auspicio che questi fiori, aprano la mente e il cuore anche a chi decide dall'alto che possano veramente, terminare questa, guerra brutale che ci fa tanto male a tutti. Quindi speriamo anche in questo.